Heather McPallister. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Sensia Locchi. Oggi torniamo a parlare del caso di Greta Sperafico. Come certo non era la ragazza quella ritrovata al fiume, non era Greta, però il fatto che il Sensia Locchi disse 3 mesi fa che appunto si trattava di un omicidio, ora pare che le indagini vadano appunto in quella direzione. Purtroppo ciò che avevo detto io, che appunto Greta era stata uccisa, e così pare che le indagini stiano appunto andando in questa direzione. Ora vedremo l'indagato, eccetera eccetera. Ma volevo ritornare a parlare del caso anche di Jessica, la ragazza appunto scomparsa da oltre un mese, quasi un mese e mezzo, da Orezzo, vicino Bergamo, già tristemente nota Bergamo, il caso di Brembate di sopra, del caso appunto di Yara Gambirasio. È stata vista a Roma e non era lei, poi è stata avvistata a Napoli, tutti la vedono e nessuno la ferma. Ma per me, io ripeto, purtroppo ciò che dissi circa qualche giorno dopo la scomparsa, per me qualcuno le ha fatto del male e bisogna cercare, le indagini bisogna che partano dal posto dove lei appunto andava a pregare, appunto quando andava di notte, che appunto andava a pregare e che aveva disegnato il volto di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo me le indagini dovrebbero partire da quel luogo appunto dove è sparita. Comunque, signori, ad oggi è trascorso un mese e mezzo, non si è saputo più nulla di questa giovane ragazza religiosa di 17 anni, anche che, vi ripeto, i media a questo caso hanno dato pochissimo, ma pochissimo interesse. Solamente chi l'ha visto ne ha parlato assiduamente, però anche che è stata messa la foto appunto di Jessica, sia che è stata vista nel programma, sia appunto che sta sul sito ancora di Jessica, non c'è nessuna traccia, né che sia viva e né che sia morta. Di nuovo, amici, buon proseguimento di giornata, di pomeriggio a tutti, da Sensitivo Locchi di Civitavecchia.